Buongiorno a tutti gli amici investitori. Questa mattina Piazza Affari ci regala una bella performance, risultando nettamente più forte delle altre borse europee. Andremo quindi ad analizzare i livelli tecnici che andate a recuperare con questa partenza positiva, ma andremo anche a vedere la situazione grafica di due titoli importanti di Piazza Affari. Stiamo parlando di Generali e di Enel. Partenza brillante per Piazza Affari rispetto alle altre borse europee. Il FTSE MIB risale a 21.545 punti con un più 0,96%. Ieri l'indice Piazza Affari ha tirato il fiato dopo 5 sedute tutte a rialzo, quindi da un punto di vista puramente tecnico la correzione a cui abbiamo assistito nella giornata appunto di ieri è risultata essenzialmente fisiologica. Il pronto recupero di 21.388, 21.400 punti visto in apertura di questa mattina ha subito dato un segnale positivo e ora l'indice cerca di recuperare quota 21.500 punti in tempi stretti. Se dovesse confermare in chiusura il recupero di quest'area, può sicuramente rimettere nel mirino le resistenze, il massimo di breve periodo in area 21.650 e puntare verso quello che è l'obiettivo tecnico un po' più aspettato da quando è iniziato questo uptrend in corso di breve periodo, che è l'area dei 22.000 punti. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Generali si muove al rialzo nei primi minuti di seduta. Il titolo del Leone scambia a ridosso di 15,40 euro con un incremento intorno allo 0,5%. Il titolo prosegue nell'uptrend che è partito dal supporto a 14,25. In questo momento sta lottando con area 15,30. Se dovesse confermare il superamento di 15,30 avremmo un segnale positivo per proseguire il cammino rialzista e sulla strada che porta a chiudere il gap aperto a metà maggio a 16 euro. Nell'immediato, superato 15,30 e l'area 15,40 proprio per quanto riguarda la seduta odierna, resta solo da vincere la resistenza 15,55 su quella strada che citavamo prima che porta verso i 16 euro. Al ribasso l'uptrend è comunque difeso dai supporti a 14,70 e più in basso al supporto importante a 14,25. Correzioni fino a quei livelli non avrebbero strette implicazioni ribassiste. Sotto 14,25 la situazione tecnica si deteriorerebbe e a quel punto si potrebbero aprire degli spazi di discesa più ampi verso livelli sotto i 14 euro. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 11 22. Enel si mette in luce nei primi minuti della seduta odierna e prende la scia rialzista dell'indice Piazza Affari. Le quotazioni sono intorno a 4,59 euro con un incremento intorno allo 0,5%. Il titolo resta in uptrend che è partito da area 4,20 euro a inizio settembre. La prossima resistenza è a 4,77, ma soprattutto in area 4,93 c'è il test più importante dell'uptrend in corso. Sono obiettivi che in caso di chiusura positiva della seduta odierna Enel può mettere nel mirino. In realtà non ci sono problemi particolari, anche se il titolo dovesse rimandare l'assalto alle resistenze, finché le quotazioni resteranno sopra 4,50 euro, che è un po' la linea che separa un quadro rialzista da quello ribassista per quanto riguarda Enel. Se dovesse andare sotto 4,50 c'è già un supporto in area 4,40, però il quadro tecnico sarebbe già un po' deteriorato e a quel punto si potrebbe anche mettere nel mirino della fase discendente alla zona a 4,20 euro. Scopri cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.